ministro. L'idea è che le due strade che però ci mancano. Sua prima impressione su Pistoia, capitale della cultura? Beh, direi che innanzitutto qui, nel dialogo tra Sant'Andrea e Palazzo Fabbroni, c'è una chiave di lettura della bellezza di Pistoia e dell'importanza di questo, del richiamo della capitale della cultura. Quindi da una parte c'è un palazzo antico che ospita una bellissima mostra di arte contemporanea e dall'altra c'è un capolavoro assoluto qui nella Pieve di Sant'Andrea, quindi credo che sia una conferma visiva per chi viene a visitare, come ho fatto io insieme al ministro Franceschini, della ottima scelta di Pistoia capitale della cultura e della importanza di venirla a vedere, una delle destinazioni che oggi bisogna vedere per chi voglia apprezzare l'arte e la cultura in Italia. Presidente, io da Strasburgo, capitale del Parlamento europeo, e Pistoia lancia l'idea dell'Europa delle città. Come vede questa proposta? Per noi l'Europa delle città è un vantaggio competitivo straordinario. Siamo il paese delle 100 città e credo che questa idea della capitale italiana della cultura vada esattamente in questa direzione. E ci stiamo lavorando da tanti punti di vista, risanamento delle periferie, qualità ambientale, però per le città italiane l'attrattiva culturale è l'attrattiva fondamentale. Dobbiamo investire su quello. Grazie.